Allora, la principessa è venuta da me ormai tanti anni fa, una signora strana, fisicamente strana, ossuta, segaligna, con dei capelli tutti rigidi, tutti, non so come dire, sparati fuori dritti. Una cosa. Questa signora, raccontandomi la sua vicenda, mi diceva che partita da principessa, ti amo, ti adoro, sei la mia vita, vivrò per te, è passata non potendo avere figli e avendo provato, all'epoca, è una storia vecchia di 25 anni fa, quindi avendo provato tutte le forme di inseminazione ancora molto rudimentali e non essendo riuscita nello scopo, ha subito dal marito una continua, costante, quotidiana. Come dire, non so, è stata più che violentata. Il marito le ripeteva quotidianamente: sei un albero secco, tu sei un albero secco, gli alberi secchi vanno tagliati, non produci niente, non servi a niente, sei un ramo secco. Beh, questa donna aveva assunto le sembianze di un albero secco. Io non so se può esserci ma è una cosa che mi ha sempre travolto. Quest'uomo poi a un certo punto è morto. Questa donna è rinata e solo dopo la morte di lui è riuscita ad avere una relazione serena a oltre 50 anni, quindi insomma ha passato la vita soffrendo. Ed è rinata fisicamente, è diventata bella, è diventata diversa, diversa. Ed è una delle cose che mi ha sempre colpito, il rapporto. Anche vittima carnefice in qualche modo. Per questo dico sempre: non accettiamo, non accettiamo, perché non va bene. Questi uomini entravano in relazione con quelle donne e, come dire, quella relazione era così importante per loro che non potevano perderla, non potevano perdere quel rapporto, era troppo doloroso perdere quel rapporto. Ma perché era in molti casi il vero primo rapporto positivo della loro vita, perché in famiglia non l'hanno avuto, perché anzi a volte tramite quella relazione sono usciti dalla famiglia dove subivano violenza oppure dove erano non visti. E quindi, come dire, era così carico di importanza quel rapporto che perderlo era perdere la vita. A quel punto, però, questa relazione all'inizio è molto seduttiva per la donna, dicevo anche prima. Questa cosa è molto seduttiva perché c'è una metafora che un paziente usava. Io volevo farla diventare la mia principessa, chiaramente era un immaginario molto, la mia principessa. E questo vissuto di essere trasformata nella principessa è accattivante per molte persone, no? Perché ci si sente al centro dell'attenzione, solo che poi non si può uscire più da quel centro. Quando poi la vita porta dei cambiamenti, uno su tutti, la nascita dei figli è uno dei cambiamenti più tragici, diciamo, nella vita di queste coppie, perché porta a un decentramento, no? Cioè il figlio diventa il nuovo centro e lui non è più il centro. Quindi, a quel punto cominciano a venire fuori angosce di perdita della relazione e della centralità dell'uomo in quella relazione. Queste angosce, si trasformano in controllo, pretesa, possesso, gelosia, no? Ora, riuscire a vedere questo percorso, riuscirlo a vedere. Cioè, il fatto che, per esempio, che quell'uomo attribuiva a quella donna una funzione di salvifica, cioè era proprio la salvezza per lui. Riuscire a vedere quella cosa produce una possibilità di capire molto di quello che si sta vivendo e di riuscire, per esempio, a sentire che può creare nuove relazioni entro cui sentirsi al centro, o forse che non è necessario sentirsi al centro, è importante avere relazioni.